Buon pomeriggio a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video. Vi ricordate ieri nel video precedente che vi avevo detto? Si tratta di questo video, delle molecole. Buona visione, è una come una sorpresa. Vi auguro una buona visione, grazie ragazzi. Ragazzi, ecco di cosa stavo parlando che prima. Questo qui è delle molecole, ma per ora perché vediamo le stagioni? Qua abbiamo la mia stagione preferita, l'inverno. Qui c'è la primavera. E qui l'estate. E qui invece l'autunno. Ma adesso andiamo a vedere i dettagli, ragazzi. Cosa sono in queste stagioni, come sono fatte le molecole. Buona visione. Queste qua sono le molecole, ragazzi, vedete? Quelle blu sono del freddo e ne sono molte o di più. Il freddo ne ha di più molecole e sono separate. Andiamo a vedere. Vedete raga, tutte le molecole del gelo, del freddo, sono tutte separate. Poi andiamo a vedere quelli della primavera. Vedete, quelle sono unite, ma sempre di meno ne ha. Poi andiamo a vedere l'estate. Ne ha pochissime il caldo. Poi andiamo a vedere l'autunno. E anche c'entra con questa cosa, ragazzi. Ovviamente sapete che si formino dei tornado grazie a queste cose. Adesso vi mostro. Hashtag tornado. Ecco, vedete ragazzi? L'aria fredda deve essere nuvoloso a meno. L'aria calda, giusto? Poi si spinge un'altra aria, che è del caldo sottile, quello della primavera. Vedete, quello blu è l'aria fredda. E gira. Poi l'aria calda. E infine c'è una troppa, però è di giallo, ma non si esce. Ed ecco la formazione dei tornado. Ora vediamo un video dei tornado. Questa è la formazione di un tornado. Vedete raga? È la forma di un imbuto. Ma qui bloccherei se non rischio il copyright. Vi farò vedere da una parte interessante. Ecco, questa qui che è molto importante, vedete? Guardate che mega tornado. Dovete sapere che ci sono delle coordinate di vento. F0, F1, F2, F4 ed F5. Ma non si è mai registrato un F6. Può spazzare qualsiasi cosa fosse un F6. Ma siccome non c'è stato mai, non si è verificato. Solo il film F6, ma nella vita reale non c'è stato mai un F6. Forse ci sarà in futuro. Ok. E qui direi che possiamo finire il nostro video, raga. Beh, ragazzi, spero che questo video, ovviamente, gli elementi della natura delle molecole vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, seguitemi su Instagram, non dimenticate di cliccare qui per iscrivervi al canale e qui per non perdere gli altri episodi dedicati al vostro World 23. Ah, solo su questo video ho fatto, purtroppo in quello lì non potete vedere le icone dove iscrivervi, quello là di Sonic, il settimo episodio. E quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!